Noi riteniamo che in questa piazza debba essere posata una stele a ricordo di Vittorio Zambarda. La proporremo ufficialmente al Consiglio Comunale in maniera che ci sia veramente non una targa toponomastica sulla quale appoggiare dei fiori di plastica, ma che ci sia una memoria storica di un momento particolare della nostra storia che ha già subito notevoli giudizi a livello istituzionale e storici. Io credo che questo sia il minimo che il nostro gruppo in questo momento politico, storico, particolare possa fare e lo faremo convintamente. Grazie. Io pensavo che le cose ascoltate questa mattina fossero sufficienti per farci ritornare indietro nella memoria e anche richiamarci a doveri di responsabilità per una testimonianza che non può finire soltanto nel ricordo, ma ci sprona a dire e a fare qualche cosa di più, ad essere comunque testimoni sempre, comunque anche in situazioni avverse e difficili e sorde come quelle che stiamo vivendo adesso da parte delle istituzioni. I partecipanti ai funerali di allora, nel 74, molti di noi li ricordano, eravamo a quei funerali e ricordano che l'amministrazione comunale innanzitutto fu protagonista, fu quella che mosse e coordinò l'evento di testimonianza, di presa di posizione. Purtroppo il tempo ha annacquato le cose, siamo diventati un pochino refrattari a queste cerimonie, ma non è tanto la cerimonia che conta quanto il maturare, vivere dentro qualche cosa di più. È un messaggio che ci viene da due mondi che hanno subito l'oltraggio maggiore nel 74, il mondo del lavoro e il mondo della scuola. Nel mondo della scuola bisogna fare in modo che si riprenda l'orgoglio dell'educazione, della pedagogia, l'orgoglio di dire che cosa significa educare, che non è soltanto dare nozioni. Ecco, dobbiamo recuperare questo senso positivo, etico, importante della testimonianza che prendiamo da chi è morto allora e lo consegniamo alle generazioni future. Qui presenti abbiamo aderito anche come associazione La Rosa alla Spina di Villanuova, e sapete, se qualcuno non lo sa, insomma all'interno ci sono delle donne che si interessano di poesia, quindi noi vorremmo lasciarvi una poesia di Wisława Zimbowska, il terrorista, lui guarda. La bomba esploderà nel bar alle 13:20. Adesso sono appena le 13:16. Alcuni faranno in tempo a entrare, alcuni a uscire. Il terrorista ha già attraversato la strada. Questa distanza lo protegge da ogni male e poi la vista è come al cinema. Una donna con il giaccone giallo, lei entra. Un uomo con gli occhiali scuri, lui esce. Ragazzi in jeans, loro parlano. Le 13:17, 4 secondi. Quello più basso è fortunato e sale sulla Vespa. Quello più alto invece entra. Le 13:17, 40 secondi. La ragazza, lei cammina con un nastro verde nei capelli, ma quell'autobus d'improvviso la nasconde. Le 13:18. La ragazza non c'è più. Se è stata così stupida da entrare oppure no, si vedrà quando li porteranno fuori. Le 13:19. Più nessuno che entri, pare. Invece esce un grassone calvo. Sembra che si frughi nelle tasche e alle 13:20 meno 10 secondi rientra a cercare quei suoi miseri guanti. Sono le 13:20. Il tempo come scorre lentamente.
deve essere ora.